Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao
Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'oggi volevo parlarvi della, come dice il titolo di questa diretta, del relativismo scientifico einsteiniano e della meccanica quantistica relativistica, alias teoria quantistica di campi, perché di fatti sono, diciamo, coincidono le cose, sono un po' la medesima cosa. Perché diciamo la teoria quantistica di campi è l'unificazione della meccanica quantistica, quindi di questo formalismo teorico, insieme alla teoria dei campi classica e alla relatività ristretta. Diciamo in questa teoria non viene più interpretato il campo come una regione nel tessuto spazio-temporale. Problemi di connessione. Con la teoria quantistica di campi si introduce un formalismo relativistico, quantistico, in cui si rivisita in chiave appunto relativistica. Problema di connessione. In cui si rivisita appunto in chiave relativistica il formalismo, oltre che della meccanica analitica, alias meccanica razionale, anche della meccanica quantistica. Quindi, per esempio, per il formalismo, per formalizzare, quantizzare. Anche il formalismo relativistico della relatività di Einstein si parte da un'equazione, dalla sua equazione dell'energia, quella massa e velocità al quadrato, velocità della luce al quadrato, la si rivisita e si quantizza gli operatori quantità di moto ed energia e diventeranno operatori. Concretamente, diventeranno operatori, quelli con il cappuccio in testa della appunto meccanica quantistica. Quindi si quantizzerà la quantità di moto e l'energia in operatori nella meccanica quantistica, operatori lineari. E quindi poi si parlerà anche della Lagrangiana relativistica, della teoria quantistica dei campi, si riformulerà questo concetto di Lagrangiana, il concetto di Hamiltoniana, e insomma, si unificheranno assieme a questa anche tanti altri concetti dell'algebra tensoriale, della relatività, appunto, la derivata covariante, oppure dell'algebra tensoriale, ad esempio i campi tensoriali, oppure i campi vettoriali e scalari, appunto derivata covariante. La derivata covariante è una generalizzazione del concetto di derivata, e questa derivata ti permette di, cioè, il concetto di derivata covariante permette di utilizzare, di avvalersi sempre del concetto di derivata, ma a spazi geometricamente curvi, che sono descritte dalle varietà differenziabili. Quindi si introdurranno in realtà tanti concetti, anche i quadrivettori, il quadrimpulso, il tensore metrico, le matrici lorenziane, si introdurranno tante tante cose nella teoria quantistica dei campi. Insomma, è proprio una miniera di ingredienti, è un calderone di ingredienti, può essere visualizzato come un calderone, una miniera di ingredienti, la teoria quantistica dei campi, perché appunto prende spunto da diversi settori della matematica e della fisica. E poi con la teoria quantistica dei campi si introdurranno gli spazi di Fock, che sono, non sono proprio una generalizzazione, però discendono dalla somma diretta del prodotto tensoriale di più spazi di Hilbert, spazi in cui è possibile definire operazioni.
problemi a connettersi. La base che permette di costruire lo stato di FOC è costituito da la base che consente, riformulo, la base che consente di costituire uno spazio di FOC sono appunto gli stati di FOC. E lo stato di FOC di una particella sarà descritto da una funzione d'onda, per esempio, che ne so. Ket phi di v con v dipendentemente dal tipo di particella scritta, ad esempio i bosoni avranno segno positivo e quindi più sarà la v, è un indice covariante, invece i fermioni avranno segno negativo e quindi meno rispetto sempre all'indice v. E appunto lo stato di uno spazio di Fock sarà descritto da una funzione d'onda, phi di v, che sarà uguale a phi di 0 più somma tensoriale di ket phi di 1 più somma tensoriale di, può essere, phi di 1,1, phi di 1,2, e così così. E per fare il prodotto diretto di più stati di Fock, vuol dire in qualche modo accostare, unificare le due funzioni d'onda e ancora i termini che costituiscono successivamente gli altri stati di Fock. In questo modo si può fare il prodotto di più stati nello spazio di Fock. È possibile quindi definire delle operazioni con questi spazi. E sono appunto gli spazi, di elezione, cioè proprio per antonomasia. Sono gli spazi per antonomasia della teoria quantistica di campi, alias meccanica quantistica relativistica. Spazi di Fock. Ah, e mi sono dimenticato che con lo spazio di Fock è solitamente definito come F di V in H, calcolato nello spazio di Hilbert, uguale somma di lettera di n che va da 1 fino a più infinito, ad infinito, di SV con S l'operatore di simmetrizzazione o antisimmetrizzazione, a seconda di come lo si intende, e più lo spazio di Fock, che sarebbe calcolato nello spazio di Hilbert, per in alto prodotto tensoriale di n rispetto all'indice n della somma diretta. Io però volevo cercare di spaziare in questa diretta, spaziare negli argomenti, e volevo introdurre divulgativamente anche la relatività di Einstein. Perché la relatività di Einstein, perché io, insomma, io volevo introdurre questa teoria, perché sicuramente ha un ruolo fondamentale nella fisica moderna e fisica anche contemporanea. Con l'introduzione della relatività ristretta nel 1905, Einstein rende compatibile l'elettromagnetismo da un lato e la meccanica classica. Più precisamente, la teoria riesce nel difficile intento di conciliare i principi fisici seguenti: il principio della relatività galileiana, che asserisce che le leggi fisiche sono diciamo le stesse per tutti i sistemi inerziali, e matematicamente ciò equivale a chiedere che tutte le leggi della fisica siano simmetriche, cioè invarianti, rispetto alle trasformazioni galileiane, alle cosiddette trasformazioni galileiane. E l'equazione di Maxwell, governanti l'elettromagnetismo, ed in particolare il fatto, conseguenza di queste equazioni, che le onde elettromagnetiche viaggiano sempre alla stessa velocità, indipendentemente dal tipo di sistema di riferimento scelto. I due principi sono incompatibili. Per risolvere questa, diciamo, quindi principio di relatività galileiana, l'equazione di Maxwell, governanti l'elettromagnetismo. I due principi fondamentalmente sono incompatibili,
risolvere questa contraddizione, Einstein mantiene il principio della relatività e accetta come universale la costanza della velocità della luce introdotta dall'elettromagnetismo e sostituisce le trasformazioni galileiane con nuove trasformazioni introdotte poco prima da Hendrik Lorentz e perciò dette trasformazioni di Lorentz. Questa modifica concettuale produce effetti concreti soltanto per corpi che viaggiano a velocità vicina a quelle della luce, ma cambia radicalmente le nozioni di spazio e di tempo, mentre nella meccanica galileiana sono distinte in spazio assoluto e tempo assoluto, cioè non sono unificate come la relatività einsteiniana. Nella teoria invece di Einstein divengono un tutt'uno nello spazio-tempo, in seguito sarà chiamato spazio-tempo di Minkowski. L'incongruenza fra le due teorie è felicemente risolta, ma apparentemente, perché la soluzione proposta crea una nuova contraddizione, questa volta con una teoria fisica vecchia di 2 secoli, la teoria della gravitazione universale, ovvero la teoria della meccanica newtoniana, la teoria di Isaac Newton, che infatti è compatibile con il principio di relatività galileiana, ma non con il nuovo principio della relatività di Einstein. Le incongruenze principali sono le seguenti. Secondo la relatività ristretta, nessuna informazione può viaggiare più veloce della luce. D'altro canto, secondo la teoria di Newton, la forza di gravità ha effetto istantaneo. Se il Sole si dovesse spostare in una direzione, esemplificando, la forza che esercita sulla Terra cambierebbe, immediatamente, senza ritardo. L'informazione, il Sole si sposta, tra virgolette, è quindi trasmessa istantaneamente e quindi a velocità maggiori di quelle della luce, la legge di gravitazione universale non è invariante, rispetto alle trasformazioni di Lorentz. La forza di gravità non rispetta quindi il nuovo, principio di relatività. Mi sto solo confrontando con un testo che ho scritto così per non perdermi, diciamo, non fare perifrasi o non perdermi nel discorso, lo tengo come supporto, quindi magari qualcuno potrà insinuare che stia leggendo, invece sto cercando di elaborare le informazioni, di trasmetterle, ma anche di prendere spunto dal testo che ho scritto, ricavato da alcune ricerche che ho fatto online. Invece, con la relatività ristretta, Einstein sostituisce lo spazio e il tempo newtoniano con lo spazio-tempo di Minkowski. Le dimensioni sono sempre quattro, ma la novità sta nel mescolamento fra le tre dimensioni spaziali e quella temporale, la cui separazione varia a seconda del sistema in cui sta l'osservatore. Da un punto di vista matematico, lo spazio-tempo di Minkowski è R4, dotato di un prodotto scalare lorenziano, cioè una segnatura 3-1. E non avendo lo spazio-tempo un'origine preferita, si parla più precisamente di spazio affine. Nella relatività generale, lo spazio-tempo di Minkowski è solo un modello che approssima localmente lo spazio-tempo, che in realtà è distorto dalla massa. Tutte queste nozioni utilizzano concetti matematici rigorosi e non banali, sviluppati all'inizio del Novecento. La nozione matematica che descrive uno spazio-tempo quadridimensionale localmente modellato su R4 è quello di varietà. Le varietà sono concetti fondamentali, sono oggetti di dimensione arbitraria, abitualmente studiati in topologia, ma anche in geometria differenziale. Secondo la relatività generale, lo spazio-tempo è una varietà lorenziana di dimensione 4. Il termine lorenziano indica che lo spazio tangente in ogni punto è dotato di un prodotto scalare di segnatura 3-1. Informalmente questo sta a indicare che lo spazio-tempo è localmente modellato sullo spazio-tempo di Minkowski. Questo prodotto scalare di segnatura 3-1 è più precisamente un tensore, detto tensore metrico. Tensore metrico è fondamentale perché serve la metrica, serve per definire la distanza in diciamo la distanza di un punto ad un altro nello spazio-tempo. La metrica è fondamentale e il tensore metrico sarà descritto da una matrice che saranno in diagonale saranno meno 1 e 1 e il resto saranno 0. Solitamente è così che è il tensore metrico.
E il tensore metrico, se non sbaglio, è anche simmetrico rispetto, cioè, come si dice, non serve simmetrizzarlo, è già simmetrico il tensore metrico. Insomma, il tensore metrico si ritroverà anche sicuramente in diversi compiti di esame di relatività generale all'università. Il tensore metrico è importantissimo. Come nelle varietà riemanniane, il tensore metrico governa tutta la geometria dello spazio-tempo, dello spazio, perdonatemi. Definisce una distanza fra due punti e quindi una nozione di geodetica, intesa come cammino più breve, fra due punti. Queste nozioni sono un po' più sottili, nel contesto lorenziano, perché, la distanza può essere negativa. La geometria locale vicino a un punto dello spazio-tempo non è però indipendente dal punto, come accade nello spazio newtoniano e in quello di Minkowski. La geometria locale qui è determinata dalla quantità di massa e energia presente nel punto. La massa genera curvatura che viene misurata da alcuni strumenti matematici raffinati, quali il tensore di Riemann, il tensore di Ricci e la curvatura sezionale. Sono comunque tensori questi che è possibile rintracciarli nelle equazioni di campo di Einstein. Cos'altro? Vediamo. Da un punto di vista visivo, le nostre possibilità di immaginazione sono limitate dallo spazio tridimensionale in cui viviamo. L'unico modello che riusciamo a raffigurare correttamente, è quello di un universo a una dimensione spaziale invece di tre e una temporale. In questo caso l'universo ha dimensione 1 più 1 uguale 2, perché appunto una dimensione spaziale e una dimensione temporale uguale è un universo bidimensionale e può essere raffigurato come una superficie nello spazio. Un punto materiale in movimento o fermo è rappresentato da una linea, detta linea di universo, che fornisce la sua posizione per ogni istante. La curvatura delle superfici incide sulla traiettoria del punto in movimento, in modo simile a quanto succede effettivamente nello spazio-tempo. Se la superficie non contiene massa, allora è piatta, gli oggetti si muovono lungo linee rette. Se la superficie è curva, la geometria cambia e le linee di universo possono comportarsi in modo molto diverso, come accade nelle geometrie non euclidee. Fra le complicazioni concettuali della teoria, della relatività, c'è da sottolineare che la curvatura dello spazio-tempo non è solo spaziale. Tutte e quattro le dimensioni sono piegate, inclusa quella temporale. Non potrebbe essere altrimenti, visto che spazio-tempo sono mescolati già nella versione senza massa di Minkowski. Questo è in linea generale la relatività generale e la relatività ristretta. Insomma, diciamo in generale, con la relatività si introduce lo spazio-tempo di Minkowski, che formalisticamente e matematicamente è lo spazio quadridimensionale che unifica le tre dimensioni spaziali, destra, sinistra, in alto, in basso, avanti e indietro, con la dimensione temporale, in questo contenitore che sarà lo spazio-tempo. Questo dovete immaginarlo come un piano. Non liscio, un piano ma curvabile, un piano modellabile, un piano che curverà ad esempio la massa. La massa, in presenza di una massa all'interno del tessuto spazio-temporale, quindi di questo piano modellabile, curvabile, lo spazio-tempo appunto si curverà in presenza di una massa, ma anche la luce si può curvare la direzione, può appunto rappresentare, può descrivere una traiettoria curvata. Tutta comunque questi concetti di deformazione, di curva, di superfici modellabili vengono ben descritte dalle varietà lorenziane, varietà differenziabili comunque, e che trovano appunto profuse applicazioni in topologia e anche in geometria differenziale, oppure teotopologia differenziale, ecco. Cioè o topologia o geometria differenziale, oppure
topologia differenziale. Adesso comunque, successivamente a questa diretta, e quindi nei prossimi giorni, voglio portare l'equazione di Dirac. Voglio descrivere l'equazione di Dirac e fare qualche passaggio matematico, o comunque farlo prima e presentarvelo dopo in un video. L'equazione di Dirac. Sì, ebbene sì. Che diciamo attraverso alcuni passaggi, partendo dall'equazione della relatività, la si quantizza e si passa ad un'equazione di Dirac, che sarà descritta dalla funzione d'onda, da gamma, da mu o nu, a seconda di come si pronuncia, e insomma da diverse cose, da diversi elementi, di componenti, che costituiscono questa equazione. Però per arrivare all'equazione di Dirac bisogna, diciamo, modellare, bisogna costruire, ricostruire l'equazione di Schrödinger, passando all'equazione di Klein-Gordon, e andando a, o forse era l'equazione di D'Alembert, no, l'equazione di Klein-Gordon e arrivando, pervenendo così all'equazione di Dirac. Bisogna fare alcuni passaggi e io in un futuro, in un prossimo video, successivo a questa diretta, vorrò presentarvi le equazioni di Dirac.
Io direi che si può concludere qui la diretta. Vi ringrazio per l'attenzione, anzi, colgo l'occasione di ringraziare i miei utenti e i miei ascoltatori per aver raggiunto 100 iscritti al mio canale YouTube. Vi invito a visionare il canale YouTube di Matteo, uno studente universitario di fisica, grazie al quale abbiamo realizzato una collaborazione in cui presentiamo il concetto di derivata covariante, oggetto matematico utilissimo in relatività e meccanica quantistica relativistica. Introdurlo è necessario per fare il calcolo della derivata di un vettore o del covettore lungo una direzione dello spazio tangente, quando si ha a che fare con spazi geometricamente curvi. Quindi vi invito ad andare a visionare il suo canale YouTube e niente, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un felice augurio di buone feste e un felice augurio di anno nuovo.